Io ho 30 anni, lei 34 e... Io sono un mutante, questo non parlo. Sì, capiamo. Dopo parli tu. No, parliamo insieme, facciamo, è che il problema suo è che parla sopra di me. Sempre. Io sono Mattia e ho 33 anni e sono qui a Verona da sempre, non sono nato qua. Io sono Sofia e sono della Val Camonica, provincia di Brescia. Le pecore che alleviamo sono le pecore di razza Brogna, è una pecora leggera, su 60 kg, è una pecora molto rustica che è qui da, si dice, dal 1500-1600. E adesso l'associazione della pecora Brogna, di cui facciamo parte, sta lavorando benissimo per il ripopolamento di questo animale. E la lana viene venduta, fortunatamente, siamo tra i pochi pastori, noi dell'associazione, a riuscire a vendere la lana. E la carne uguale, il latte invece è pochissimo e lo usiamo praticamente solo esclusivamente per gli agnelli, che alleviamo in maniera naturale tutto l'anno all'aperto. Ci consideriamo pastori un po' vaganti, un po' transumanti, un po' facciamo i chilometri, diciamo, e perché ci spostiamo dalle colline di Verona salendo verso la Lessinia e i monti più alti, fino ai 1000-1200 metri, e riusciamo così a dare da mangiare le nostre bestie erba tutto l'anno, senza mangimi, senza integrazioni, senza niente. È un lavoro molto complicato perché devi continuare a fornirgli pascolo verde e fresco. E però siamo fortunati che è una pecora che mangia anche nei boschi e gli piace un sacco trovare le varie tipologie di erba, di essenze nel sottobosco anche, quindi in realtà siamo molto fortunati. Sono stata tanto tempo all'estero e quando ho deciso di tornare in Italia, appunto, la mia idea era quella di concentrarmi sul mio territorio. Non avevo mai avuto a che fare con pastorizia, nonostante poi in Val Camonica ci sia una grandissima tradizione di pastori. Non so bene perché mi sono appassionata molto alle pecore, un po' come quando ti innamori di una persona, no? Non sai veramente perché, però succede, e così è successo anche con le pecore. Pian piano è cresciuto un po' questo legame con questi animali che sono straordinari, fino a diventare un progetto di vita, diciamo. Quindi adesso abbiamo una grande famiglia di 200 pecore, 6 cani, 7, 2 asini, capre. E via dicendo. Noi come pastori transumanti abbiamo scelto di muoverci sempre, appunto, perché uno, stanno meglio le bestie, due, mangiano sempre e diventano resilienti all'ambiente, quindi cambiano anche loro in base a dove le tieni. Se le tieni nella stalla sono deboli, si prendono le malattie e stanno male. Se le tieni fuori si rafforzano, ovvio qualcuna può anche perire, insomma, ma abbiamo tutto il restante del gregge che si fortifica sempre di più. Questo ci porta anche ad avere uno stile di vita un po' nomade, un po' vagante, e quindi anche noi diventiamo resilienti. Durante l'anno reti mobili, batteria elettrica e cani nei recinti, e al pascolo invece noi costantemente con le pecore e coi cani. 7-8 ore al giorno di pascolo più o meno, al minimo. La mattina e il pomeriggio. Non sappiamo se è la vacanza quando siamo giù con le reti o quando siamo su in alpeggio, perché comunque sono due lavori molto diversi. Abbiamo 3 maremmani fissi e 3 da conduzione, che sono quelli che portano in giro invece il gregge, e che sono 2 border collie e un pastore del lagorai. Costantemente abbiamo bisogno dei cani, sia per portarci in giro le bestie e per adunarle per tutto, sia per avere la protezione e dormire con gli occhi chiusi, perché sennò non dormi, soprattutto quando saliamo in, diciamo, da qui in su, dove siamo stati quest'estate, comunque le predazioni ci sono state, quindi per stare tranquilli questa era l'unica soluzione. Comunque, quando ci spostiamo, i cani sono liberi e ci sono biciclette, macchine, persone. Quindi devi avere cani morbidi, non sono i cani che puoi trovare in Abruzzo o nelle Marche, o dove comunque la presenza di lupo o orsi c'è, esiste. Sì, è più massiccio. E quindi bisogna stare un po' all'occhio. In Lessinia non ci sono tanti pastori che hanno cani per scelta, sono tutte vacche. E non hanno i recinti, non dedicano neanche il tempo, cioè non sono più quelli che stanno con le vacche a pascolare. Il lupo è arrivato qualche anno fa in Lessinia e ha comunque cambiato un po' il sistema di allevamento per qualcuno. Per qualcuno invece è rimasto come era prima la storia. Piombo. Cioè quando parli con le persone, la soluzione per loro è sparare a tutti.
noi non ci crediamo tantissimo nel piombo perché abbiamo distrutto mezzo pianeta, se ci stiamo anche un po' a casa nostra gestendola, non dico lasciandola che arrivino i predatori, gli alieni a mangiarci le vacche, le pecore e tutto, però vanno gestite un po'. Noi da quando abbiamo i cani, da quando abbiamo presenza, zero predazione. Sono venuti, ci hanno salutato, se ne sono andati. Hanno visto che c'erano i cani dentro, io ero lì. La nostra presenza è fondamentale. La prima cosa che pensi quando non trovi più un animale o quando c'è qualcosa di strano, appena arrivi la mattina a controllare che tutto vada bene, il primo pensiero che ti passa per la testa è il lupo. Poi alla fine no, ce ne sono tantissime di... cioè ci sono tantissime cose che potrebbero essere successe e fino ad ora infatti si è confermato che magari una volta una pecora rimane incastrata in un recinto, magari scappa e poi torna. Lupi, predazioni da lupo noi non ne abbiamo avute. In Lessinia si riscontrano secondo me problemi a livello territoriale per quanto riguarda un po' la siccità, quindi in Alta Lessinia qualche problema di siccità esiste. Un altro problema è l'uomo, nel senso c'era prima, adesso non c'è più, quindi un sacco di posti vengono... cioè, si vorrebbe gestirli, ma non c'è nessuno che ha voglia di gestirli, che ha voglia di sporcarsi le mani. E chiaramente poi il bosco con tutti i suoi animali avanza. Quello che vediamo sempre di più, perché noi ci chiedono di mangiare, quello che prima era prato, che adesso è diventato roveto, che adesso è diventato un territorio impervio per le vacche, quindi ci dicono vieni a mangiare con le pecore. Noi dove veniamo, non riescono a fare il fieno. Però facciamo fatica anche noi a mangiare certe volte, perché comunque i prati che erano prati adesso è pieni di sassi, di noccioli, di questi di quella, le pecore hanno paura sotto i boschi dove si infittisce la roba e quindi cioè, non sono serene. Se vista in un'altra maniera, la montagna si può vivere, si può produrre. Non produrre però come stiamo purtroppo facendo qua a Lessinia, che è diventata il parco giochi, capito? Certi giorni, non scherzo, se tu prendi dalla città fino alla Lessinia hai la colonna di macchine, ferma, immobile. Speriamo nella possibilità che veramente si riesca a comprendere che si può fare allevamento, produzione di latte, questo e quell'altro legato alle pecore, alle capre, alle vacche, in maniera un po' più tranquilla. Bisogna però tornare ad amare questo lavoro, secondo me, cioè, tornare a voler stare con le bestie durante il giorno, tornare ad amare il territorio in cui vivi, non solo cercare di sfruttarlo come tanti stanno facendo. E se magari dal piombo dei fucili si passa alle reti, dalle reti si passa al pascolo libero, per quella presenza del pastore cambiano un po' di cose. Noi siamo un po' anacronistici e forse un po' anche utopistici, perché comunque crediamo nelle cose piccole. Cioè non nel Ferrari, crediamo nella Panda metano, cioè per farti capire. Ma secondo me la presa di coscienza già sta iniziando in alcune persone, perché anche qua alcune persone da cui non ti aspetteresti una sensibilità particolare nei confronti del lupo, invece la dimostra. Però vedo che, cioè da quello che mi è sembrato di vedere parlando con le altre persone, perché noi di predazione appunto non ne abbiamo avute, da questo punto di vista cerchiamo un pochettino di invogliare le altre persone a magari procurarsi dei cani, se non possono permettersi di essere sempre presenti. Ma le vere difficoltà oggi sono legate non tanto al lupo, sono le scelte che si devono fare nella vita. Scelgo di convivere con la natura o scelgo di essere padrone della natura. Se io convivo devo anche premi gli oneri e gli onori del butei, mi alzo presto, butei, porto fuori le pecore, come si dice qua a Verona, e ci sto fino alle 9 di sera. Sì. Condivide con la natura un cammino, oppure io padrone capisco, gestisco come sui giochini Zoo Farm, gestisco i miei animali con i recinti, lupi uccisi fuori, insetti morti, topi morti. Bisogna capire se vogliamo appunto condividere o vogliamo conquistare. Noi facciamo sempre l'esempio che adesso Lessinia può essere un supermercato, un frigo, dove il lupo arriva, apre, mangia, chiude. È vero, ma se un frigo è incustodito vai a aprirlo perché hai fame e mangi. Se un frigo invece c'è il padrone di casa,
però bisogna veramente imparare a vivere un territorio, così riesci a vivere con le aquile. Noi abbiamo avuto due predazioni da aquile l'anno scorso, perché gli agnelli hanno fame anche le aquile, cos'è, devo uccidere tutte le aquile. E abbiamo più avuto predazioni dalle reti, per esempio, che nessuno pensa, ma quelle reti lì uccidono antilupo. Antilupo uccidono di più quelle, ma tante volte non le mettiamo per i lupi, le mettiamo per i cittadini. Perché se mi vengono in mezzo al gregge, i cittadini o quelli con le biciclette o con le motocross, i miei cani attaccano. E è tutto un sistema, bisogna cominciare a convivere anche tra di noi, oltre che col lupo. Sì. Però io sono abbastanza fiduciosa comunque per il futuro, su come si evolverà la situazione anche della convivenza. Sì. Perché comunque le persone, salvo qualcuno che non sono totalmente contro. Cioè, mi sembra che stiamo andando avanti, non indietro come gamberi, sì, per fortuna. Piano, lentamente. Lentamente. Cammino. Quindi è proprio una scelta, non dico politica, dico umana, cioè come scegli di stare in questo mondo qua. Abbiamo già fatto tanti danni intorno a noi, Cioè io e lei girando li abbiamo visti tutti, come migliaia di persone che girano il mondo e vedono tutti i danni che stiamo facendo. Il lupo è l'ultimo dei problemi.